Ciao ragazze, ciao ragazzi! Allora, oggi voglio fare questo video riguardo i nuovi trend per il 2020. Ce ne sono molti che erano super in nel 2019, mentre nel 2020 sono decisamente out. Prima di iniziare con il video, però, stavolta mi sono ricordata, be proud, iscrivetevi al canale, mi raccomando, e attivate la campanella per non perdere i prossimi video e mettete like al video se vi è piaciuto. Quindi iniziamo, ragazzi, con i 10 nuovi trend per il 2020. Trend numero 1 che è totalmente out nel 2020 sono i pantaloni super stretti anche alla caviglia. Il che mi dispiace tantissimo perché è un tipo di jeans, un tipo di pantalone super skinny che io adoro e trovo mi stiano molto male invece i jeans che sono molto più in nel 2020, cioè quelli più dritti. Purtroppo stanno ritornando un po' appunto i jeans a sigaretta più che super skinny, e se siete fortunate e vi stanno bene, se siete fortunate e vi stanno bene, vi invidio tantissimo. Per quanto mi riguarda, decisamente no. Quindi, per quanto riguarda questo trend, continuerò decisamente ad essere out, perché continuerò ad indossare i miei skinny jeans super stretti, ragazzi, fino alla caviglia, però, appunto, se volete essere in, sono da evitare, perché è un trend che decisamente non va più in questo 2020, si vedranno sempre di più i pantaloni dritti piuttosto che super attillati. Secondo trend che è decisamente out nel 2020 sono i colori neon. Lo sappiamo, nel 2018-2019 erano super in, mi sono piaciuti un sacco e mi piacciono ancora tuttora, però ragazzi, in questo 2020 tutti i colori neon sono decisamente out, passati, sorpassati, bye bye. Quindi invece delle tonalità che sono decisamente in nel 2020 sono le tonalità del nude, quindi il nude, color carne, color cipria, il beige, queste sono le tonalità che vanno moltissimo in questo 2020, e tra l'altro anche outfit completamente nude con diverse tonalità appunto di nude saranno super in. Quindi dimentichiamoci per questa primavera, estate, tutti i neon. Tra l'altro anche la mia maglietta ha una scritta neon oggi, mi piacciono troppo questi colori accesi, ma quest'anno decisamente in primavera estate dovremo dimenticarceli se vogliamo essere in. Per quanto mi riguarda, anche qui continuerò ad indossarli perché che me ne frega, mi piacciono troppo, però appunto se vogliamo essere super in questo 2020 bisogna puntare un pochino più sulle tonalità neutre piuttosto che su quelle appunto super flashose dei neon. Terzo trend che è decisamente out nel 2020, e mi sembra che tutti i trend che erano super in fino al 2018-2019 adesso veramente stanno tramontando tutti. Altro trend che è totalmente out nel 2020, ragazzi, sono le borse e in più in generale gli accessori in PVC, quindi quelli in plastica trasparente, eccetera. Nel 2018-2019 erano super in, sicuramente ricorderete molto bene la mia borsa in PVC con la sabbia di Chanel che ho comprato. Continuerò ad usare anche qui, praticamente sarò out in tutto il 2020, ma a me piacciono queste cose, che cosa ci devo fare? Però in realtà nel 2020 appunto hanno stufato un po' tutti evidentemente, perché gli stilisti le hanno praticamente eliminate, tutte le borse in PVC e tutti i dettagli, gli accessori in PVC, e adesso sono decisamente out. Quello che è invece in sono le borse in pelle e comunque borse più strutturate e più rigide come materiale. Quindi niente più borsette trasparenti in giro. Se vi facevano schifo probabilmente ne sarete felici, per quanto mi riguarda mi dispiace perché le adoravo, ma questo è appunto un nuovo trend per il 2020. Quindi le borsette e gli accessori non devono essere in plastica, cosa che alla fine insomma è anche positiva. Altro trend che si è visto tantissimo negli ultimi anni, 2017, 2018, 2019, sono le collane con l'iniziale. Nel 2020 però sono completamente out. Se le avete, portatele ancora, io sto a dirlo in tutto il video ma chi se ne frega, però se vogliamo seguire il trend dobbiamo disfarci di tutte le collane che abbiamo con l'iniziale. Devo dirvi la verità, ne avevo vista una che mi piaceva un sacco e avevo anche pensato di prenderla. Adesso però che ho sentito che sono completamente out e sono super sorpassate e non vanno assolutamente più di moda, sto pensando di evitare, anche perché un po' in linea generale tutti gli accessori
accessori molto vistosi, chunky, quindi molto spessi e voluminosi e visibili, sono in realtà out da questo 2020, quindi dimentichiamoci tutte quelle collane con le iniziali gigantesche, perché sono da lasciare nell'armadio da questo 2020. Altro trend che è decisamente out in questo 2020 sono gli accessori con conchiglie. Sicuramente avrete visto ovunque i bracciali, le cavigliere, le collane con le conchiglie nel 2018, 2019, anche 2017 mi sa, già le prime. Ma ragazzi, quest'anno nel 2020 dimentichiamocene, questa primavera, questa estate, se le vedete scontate, lasciatele là, perché le scontano, perché sono super sorpassate e decisamente out. Il che devo dire mi dispiace, perché ne avevo prese un paio molto carine e quest'estate volevo indossarle, ma lo farò comunque ragazzi. Però sono decisamente out. Molto più in sono in questo 2020. Quante volte ho detto 2020 già in questo video? Contiamole! Quante saranno a fine video? Contiamole, ok? Però sono molto più in i bracciali e gli accessori, le cavigliere, molto sottili e molto eleganti. Quindi dimentichiamoci quelle conchiglie grosse, grandi e vistose, perché sono out. Altro trend che è decisamente tramontato nel 2020 sono le prints animalier, in particolare quella leopardata, in particolare le gonne. Abbiamo visto tutti e ovunque pantaloni lunghi e gonne lunghe, appunto con la fantasia a leopardo. Sono andate super di moda. Io non sono mai riuscita a trovare in questi ultimi anni una gonna che mi piacesse, con appunto la fantasia leopardo, che non fosse troppo esagerata o, non voglio dire volgare, ma avete capito, non è esattamente il mio stile l'animalier, però ho cercato una gonna appunto con questa fantasia che mi piacesse, non sono riuscita a trovarla. A questo punto poco male, perché appunto nel 2020 sono decisamente out ragazzi, quindi se detestate la leopard print, la fantasia leopardata, state tranquilli, perché finalmente questa primavera, questa estate non si vedranno più, almeno non dovrebbero vedersi tanto quanto gli anni passati. Altro trend completamente tramontato, e di questo sono strafelice nel 2020 ragazzi, sono i bike shorts. Quei pantaloncini praticamente da ciclista super attillati che ti arrivano sopra il ginocchio. Allora, non sono mai riuscita a comprendere questo trend, perché vedevo outfit con giacca, cintura, insomma super eleganti e poi con questi pantaloncini da ciclista che non c'entravano niente, almeno per quanto mi riguarda, e poi non stanno neanche tanto bene se portati con maglie troppo corte, almeno per quanto mi riguarda, secondo me, e su di me soprattutto. Quindi diciamo che sono contenta che questo trend è andato a tramontare anche abbastanza velocemente, devo dire, perché si sono visti così un po' in velocità nel 2019, boom, 2020, tanti saluti bike shorts. Per fortuna li detesto, sono brutti, non sono per niente eleganti, secondo me vanno bene appunto quando fai ciclismo, vai in palestra, fai yoga, che ne so, ma ragazzi, per un outfit elegante, cioè, anche no. Quindi sono super felice che finalmente siano tramontati e spero che vadano nel dimenticatoio quanto prima. Altro trend ragazzi che abbiamo visto ovunque, specialmente l'anno scorso, sono i fermagli per capelli super vistosi, con un sacco di loghi, brand, fiocchi, robine varie. Nel 2020 sono completamente out, quindi anche questo è stato un trend che è arrivato e poi se n'è andato molto in fretta, cioè è arrivato, ho appoggiato le valigie, devo andare, andato. Quindi anche qui diciamo che sono contenta, non perché non mi piacessero, perché mi piacciono moltissimo gli accessori per capelli e secondo me con appunto solo un piccolo saldino qui, anche con un logo, fa la sua figura, è molto elegante, molto carino. Il problema è che su di me, che ho i capelli super sottili e quindi non hanno tanto volume, non tengono. Io ho provato a metterli sui miei capelli, ma stanno qua, dopo un'ora me li ritrovo qua, perché scivolano giù, specialmente se i capelli, io li lavo molto spesso, un giorno sì, un giorno no, quindi se ho appena lavato i capelli, ragazzi, non tengono, scivolano e non sono mai riuscita ad indossarli. Quindi mi dispiace che siano out, perché sono molto carini e mi piacciono tantissimo, d'altra parte però non posso indossarli, quindi, cioè, insomma, poco male anche qua. Una cosa che invece è molto in nel 2020 sono i cerchietti per capelli, specialmente quelli un po' imbottiti, che fanno un po'
rinascimento. Avete presente? Ecco, questi invece, o comunque i cerchietti in generale, sono super super in. Dimentichiamoci però dei saldini e dei fermagli con loghi e robine varie che sono decisamente out. Decimo ed ultimo trend che è out da dimenticare nel 2020 è la logomania. Abbiamo visto ovunque negli ultimi anni maglie, borse, capi d'abbigliamento, qualsiasi cosa, jeans con brand ovunque. Mi vengono in mente i pantaloni Fendi che hanno appunto il logo monogram su tutta la lunghezza della gamba, stessa cosa sempre Fendi con i maglioncini eccetera, uno ce l'ho anch'io, lo conoscete bene, Balenciaga con le felpe, i maglioncini appunto con le scritte del brand eccetera eccetera. Adesso sono decisamente out. Devo dire che di alcuni marchi non mi dispiacevano affatto, anzi, tipo il maglioncino Fendi con appunto il logo mi piaceva tantissimo, però è arrivato anche il momento, direi, di salutare questi capi di abbigliamento, questi accessori con la logomania, con il logo ovunque, e magari approcciarsi un pochino a capi di abbigliamento degli stessi brand, però con il logo magari un pochino meno in evidenza. E questo è quanto per il video di oggi, ragazzi. Io ve lo ripeto ancora una volta, questi sono i trend del 2020, cosa è in e cosa è out in quest'anno, però come vi dico sempre, indossiamo quello che ci piace, chi se ne frega dei trend, l'importante è che ci faccia sentire bene, che ci faccia sentire bene con noi stessi, chi se ne frega dei trend e soprattutto chi se ne frega di quello che dicono gli altri, ok? Mi raccomando, quindi questo è quanto, vi mando un bacio grandissimo e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!